Focus riparte da Nocera, a testimoniare quella che è stata la vita vissuta di persone che purtroppo sono state internate in campi di concentramento. E questa mattina ospite al Liceo Galizia di Nocera Inferiore un nostro concittadino, Berardino Giacomanillo, che ci ha parlato di quella che è stata la vicenda purtroppo molto triste del padre. Qual è secondo lei l'importanza della musica nel ricordo appunto della Shoah? Beh, la musica è un linguaggio e quindi è importantissima in qualsiasi tipo di comunicazione, in particolare per quanto riguarda momenti nei quali i ragazzi devono comprendere meglio il significato di quello che è stato il passato e così, insomma, tragedie come queste, la musica aiuta sicuramente a ricordarle. Bene. Quindi la sensibilità che può esprimere la musica. Certamente aumenta la sensibilità e quindi la comunicazione riguardo a questi fatti. Allora, professoressa, l'importanza di manifestazioni come questa per la memoria storica e quindi per non dimenticare. È importante soprattutto lasciare un messaggio ai giovani. Questo messaggio che stamattina abbiamo dato qua è molto forte, ci fa comprendere che a volte noi non riusciamo a vivere concretamente le situazioni della nostra vita con serenità, pensando di avere tutto. Un passato molto triste ci fa comprendere che siamo nati in un'epoca comunque fortunata, dove possiamo ritenerci liberi, dove possiamo ritenerci concretamente una identità come persone, una dignità oggi con questa manifestazione. Ci parli dell'importanza di questa manifestazione questa mattina, il ricordo che continua a 71 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Allora, l'importanza penso che tutti gli uomini di buona volontà, quelli che cercano di riemergere dai propri errori e che non dimenticano, appunto perché possano mettere in campo atteggiamenti, modalità diverse di apertura verso il prossimo, credo che la scuola in questo senso sia la prima ad essere deputata insieme alla società a far sì che i ragazzi, i nostri figli, i giovani, le persone adulte non dimentichino questi eventi. Conoscere la storia dell'uomo, che cosa l'uomo insieme agli altri, ad altri uomini sono stati capaci di fare, ad altri ancora uomini, credo sia un momento questo, ragionando sugli accadimenti storici, di grande importanza a livello di riflessione. A livello di conoscenza prima, di riflessione, proprio perché la nostra scuola e le scuole in genere sono le scuole del saper fare, il saper fare si traduce in atteggiamenti che evitano di mettere in atto come dire, delle modalità che non sono quelle di apertura, di solidarietà e quindi di comprensione, comprendere, prendere con sé l'altro uomo, le sue esigenze e cercare di aprirsi dialogando con queste esigenze e cercando anche di, come dire, coniugare le proprie a quelle degli altri. Sono dei concetti molto importanti e molto, come dire, alti, nel senso che si deve lavorare tanto perché i ragazzi giungano
ad uno sviluppo di una mente critica capace di avere delle ripercussioni sul proprio atteggiamento, sulle proprie scelte. Saranno dei futuri cittadini, dovranno scegliere anche a livello politico, nel senso più nobile del termine, che cosa vogliono per i nostri figli. La testimonianza stamattina è fondamentale, perché i ragazzi hanno potuto acquisire dalla viva voce del figlio del deportato conoscenza diretta, appunto, di quello che il papà naturalmente raccontava e che poi è confortato dalla storia. Noi ci auguriamo che questo non accada, non è un fatto di moda, abbiamo voluto partecipare in questo modo. I ragazzi stanno migliorando dal punto di vista della partecipazione e sappiamo, e anche del comportamento, sappiamo che la scuola ha ancora questa mission, deve contribuire all'innalzamento culturale del territorio, pensando alla persona, all'individuo, alla comunità. Oggi sono ben 71 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche, quindi si ricorda la Shoah. E al liceo Galizia di Nocera Inferiore un nostro concittadino, Berardino Giacomanillo, a parlare appunto di questa memoria storica e di quella che è stata l'esperienza vissuta da suo padre in un campo di concentramento. Sì, sono stato invitato da una nostra compaesana che insegna qua al liceo, la quale mi ha invitato a portare la testimonianza di mio padre, e quindi sono venuto a fare il testimone del testimonio di questa esperienza che ha vissuto mio padre e da cui è nato il libro pubblicato ormai 10 anni fa da Buchenwald ad Dora, Storia dei Lager. Allora, che cosa può significare ancora oggi la Shoah, l'Olocausto, questo terribile evento? Oggi è ancora più importante, perché stanno sorgendo dei movimenti tipo il negazionismo, i quali mettono in dubbio l'esistenza della Shoah, dei campi di sterminio e dei campi delle camere a gas. L'importanza quindi di iniziative come queste di stamattina per trasmettere e per non dimenticare, trasmettere quella che è stata la memoria. Esatto, specialmente ai giovani. Noi dobbiamo fare in modo che non dimenticano mai quello che i nostri padri hanno vissuto e tenere sempre presente che le dittature sono all'ordine del giorno e quindi a che cosa comportano. Ho visto il piazzale dell'appello e ho sentito il tuo alito evaporare. Ho visto la baracca in cui dormivi e ho sentito il tuo sonno agitato. Ho visto l'orrore dei forni crematori e ho sentito un pugno nello stomaco. Ho visto la barella dei morituri e ho sentito il gelo della morte. Ho visto la divisa del galeotto innocente. Io ho sentito la rabbia dell'ingiustizia, ho visto il tunnel del terrore ed ho sentito il rumore dei tuoi passi stanchi. Ho visto la cattiveria bruta, gratuita, del KZ ad ora e ho sentito la presenza di Dio.